Enzo Cannavale era straordinario, viveva in un mondo tutto suo. A parte era un attore immenso, veramente meraviglioso, ma viveva in questo mondo tutto suo. Per cui mi ricordo che quando io ero giovanissimo arrivai al Teatro San Nazaro, dietro le quinte tutte le sere lui mi guardava: buonasera, come vi chiamate? Perché lui dava del voi a tutti. Come vi chiamate? Mi chiamo Fabio Brescia, signor Cannavale. E da dove venite? Da Aversa. Perché all'epoca io abitavo ad Aversa. E come arrivate qua a teatro la sera? Con la macchina. E che macchina tenete? Una Panda. Mi incontrava la sera dopo o due sere dopo, dietro alle quinte. Gli attori, sai, aspettano in quinta di entrare in scena. Buonasera, buonasera, signor Cannavale. Come vi chiamate? Fabio Brescia, signor Cannavale. E di dove siete? Di Aversa. E come venite a teatro? Con la macchina. E che macchina avete? La Panda. Una sera io andai dal direttore di scena, Franco Petrone, e dissi: Petru, ma Cannavale perché mi pigli po' culo? Che gli ho fatto? Dice: no, no, quello veramente non si ricorda. Quello è, lui vive in un mondo tutto suo, come tutti i grandissimi, ciao, grazie, come tutti i grandissimi straordinari artisti. Immenso, veramente immenso. Tra l'altro noi siamo abituati a vederlo nei film comici, o quelli che lo hanno visto a teatro lo hanno visto spesso in ruoli comici. Andatevi a guardare invece i film in cui ha interpretato personaggi drammatici, come per esempio 32 dicembre. Era immenso.